Diamo la parola a lei perché è la prima firmataria, ma dobbiamo ricordare che il suo disegno di legge è un disegno che ha assorbito anche disegni di legge di altri partiti. Quindi un ringraziamento a lei e a tutti i partiti che sosterranno e che vogliono sostenere la legge. Grazie, grazie Monica. Sono qui per dirvi grazie. Non avremmo raggiunto il risultato di 7 giorni all'aula senza di voi. Senza il movimento, senza le persone civili e per bene come tanti papà e mamme di famiglie arcobaleno che si sono messi in prima fila con i loro bambini. Non saremmo qui se tutto il movimento e tutte le associazioni non avessero fatto un patto con quella grande parte di parlamentari che al di là della loro appartenenza di partito vogliono dare a questo paese una legge sui diritti. Questa è la piazza di tutte le famiglie, io sono qua con i miei figli e con mio marito, anche le famiglie di eterosessuali sposati come sono io con i miei figli devono sapere che quando un paese diventa migliore dal punto di vista dell'inclusione e dei diritti nessuno ci perde. Questa piazza di tutte le famiglie sarà bella come la piazza che ci sarà la prossima settimana, perché noi siamo per i diritti, non siamo contro nessuno. Non cadiamo una settimana dal voto nella trappola di chi vuole farci sembrare dei settari, delle persone che chiedono soltanto diritti per una parte. Quando un paese diventa civile tutti siamo più civili e poi saremo in Europa a testa alta e non saremo più gli ultimi. Io sono triste quando penso che gli amici dei miei figli, che sono ormai tutti in età da matrimonio virgolette, devono andare a sposarsi fuori da Roma e fuori dall'Italia. Noi viviamo delle situazioni terribili, la migrazione per avere i diritti, la migrazione per sposarsi, la migrazione per avere i figli. Noi vogliamo che tutto questo sia possibile in Italia e che questo paese diventi civile. Questa non è la legge del PD, non è la legge di Monica Cirinnà, è la legge di tutti coloro che mi hanno sostenuto insieme a voi dai territori. Insieme a noi oggi ci sono 90 piazze. C'è tutta l'Italia civile, c'è tutta l'Italia democratica, c'è tutta l'Italia che ama i diritti. Non ci fermeranno! La politica ce la fa questa volta a svegliare quest'Italia. Quindi è... Non vorrei dire che è l'ultima chance, vorrei sperare che sia la volta buona, sinceramente. Abbiamo aspettato tanto, lo abbiamo voluto tanto. Nel frattempo la società non è rimasta ferma, ma le coppie si sono continuate a formare, coppie dello stesso sesso con anche i bambini. Quindi questo è arrivato il momento di regolamentare questa realtà che è esistente e che chi non vuole regolamentare vuole fare semplicemente come lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia. Perché un po' per egoismo, perché in fondo per esempio leggi come sul divorzio sono state volute, anche se c'era stato un grosso contrasto con la Chiesa Cattolica, perché i politici si sono detti beh potrebbe interessare anche a noi. Su questa questione invece c'è stato maggiore egoismo, poco coraggio e anche un poco senso di laicità, sinceramente. Però voglio davvero sperare che questa volta arriveremo al punto di festeggiare, ma non per gay, lesbiche e trans, festeggiare per un'Italia che non si deve più vergognare di essere così indietro su questi temi.